Ma che è successo, ragazzi? Che è successo? Cioè, e non mi rivolgo a tutti i tifosi della Roma, mi rivolgo a uno in particolare. Ma tu, che fai sempre i video contro Dani e che per dire buonasera ci metti 15 minuti di video, a te insomma, che per vedere un video devi prenderti un pomeriggio libero perché sennò non ci stai dietro, a te che fai sempre video contro Dani, ma soprattutto video contro la Juve andando giù pesante, godo, hanno chiuso la curva sud un turno, ecco, com'è prenderla nel culo anche oggi? Vabbè, la partita c'è poco da dire, secondo me il Napoli meritava di vincerla, però nel calcio bisogna buttarla dentro, anzi, capisci che il Napoli ancora meno, qualcosa in meno della Juve, lo capisci dal primo tempo, dove comunque se Dzeko a porta vuota lì, non mi ricordo se Albiol ha salvato Koulibaly, comunque chi è stato, se Ospina comunque non tocca il pallone a Dzeko, la Roma va sul 2-0 e probabilmente vince la partita. La Roma che si è abbassata troppo, ha sbagliato i cambi di Francesco, secondo me il cambio di mettere Florenzi in quel momento lì non aveva senso, e niente, e quindi poi alla fine è normale che Napoli spingi, alla fine il gol ha trovato, ripeto, un gol meritatissimo, perché parlando seriamente il Napoli meritava di vincerla anche la partita, ma non l'ha vinta, e come la Juve probabilmente meritava di vincere col Genoa, nonostante poi il pareggio, ma visto le occasioni che ha avuto tutta la partita meritava di vincere. Insomma, sono quelle partite che possono nascere male e finire peggio, e Napoli è stata capace a pareggiarla, ma questo riporta 2 punti in più di distacco dalla Juve, cioè la Juve torna a 6 punti di vantaggio, come se la settimana, il turno scorso non si fosse giocato, cioè con la Juve che non, come se la Juve avesse vinto al Genoa, a Genova, e il Napoli avesse vinto oggi. Alla fine credo che 2 vittorie a testa, cioè la vittoria a testa sia della Juve col Genoa che quella col Napoli con la Roma, erano meritate dalle due squadre, quindi i 2 pareggi diciamo annullano le 2 cose. E quindi insomma direi che il risultato va benissimo alla Juve, che comunque vada avrà 6 punti sulla seconda. Chiaro che la Juventino, spero che la Lazio domani faccia risultato con l'Inter, non dico che deve vincere, ma almeno un pareggino sarebbe gradito, in quanto credo che comunque alla fine l'Inter sia più quotata della Lazio, sia per la Champions che per, e possa dar più fastidio alla Juve, quindi un pareggio o una vittoria della Lazio servirebbe per quello. E io ti dico la verità, oggi ve la dico proprio papale, speravo che la Roma alla fine vincesse la partita per la questione di classifica, e non è stato così, però oggettivamente credo che Napoli la meritasse. Però quando tu fai video contro la Juve te la tiri addosso, cioè tu quando fai video godo, hanno chiuso la curva sud, il pagliaccio Dani, orgoglio, perché la dovete così, se no non riuscite a parlare come questo personaggio qui, l'uomo chiamato radio, ecco, è chiaro che poi te le porti, ti tiri dietro la sfiga da solo, cioè renditi conto, infatti è così. Magari lo so, invece di scrivere godo, scrivi risultato positivo per il Napoli, oppure ci sta, ma se scrivi godo, poi godono gli altri, questo è il fatto. Quindi ciao ragazzi, al prossimo video, ciao!